Pan Swiss, take 1, motore, motore, azione! Signore e signori, buongiorno, benvenuti sul mio canale, perché è la prima volta che entra. Mi presento, mi chiamo Pasquale, sono un ragazzo appassionatissimo di cucina che ha mollato tutto quello che faceva per buttarsi in toto inseguendo una passione. Abbiamo già affrontato, come avete visto, nella categoria colazioni francesi, il capitolo quali croissant, i croissant bicolor, quindi variegato con il cacao, i pan au chocolat che sono venuti meravigliosi, i pan au raisin che sono le gelelle cremovette e questo che sono i pan suisse, proveremo di fare i pan suisse che è forse un altro dei grandi capisaldi della boulangerie francese. Cominciamo immediatamente con la lista della spesa, partiamo immediatamente a impastare panetto e pastello, vi faccio vedere quanto effettivamente non sia difficile, sia un po' lunghino e ci vuole solamente un minimo di precisione. Niente, cominciamo a impastare. Ma prima di cominciare a impastare vi volevo ringraziare per il supporto che mi state dando e invitare chi ancora non l'avesse fatto a iscriversi al canale accendendo la campanella per non perdere i prossimi video e rimanere aggiornato sugli scorsi, lasciare un like e commentare scrivendomi qual è la prossima preparazione che vorreste. Immaginatevi di fronte a un bancone e vedete tutto e dite io voglio quello. Scrivetemi qui sotto che cos'è quel quello. Lista della spesa. Allora, per il pastello avremo quindi la parte esterna, avremo bisogno di 55 grammi di zucchero, 5 grammi di sale, 500 grammi di farina, mi raccomando una farina forte con un W di 280-300, se non ce l'avete va bene anche una manitova, 25 grammi di lievito di birra fresco, 150 ml di latte e 150 ml di acqua. E questo che è il nostro panetto composto da 250 grammi di burro. Questa preparazione viene tranquillamente anche impastata a mano se non avete la planetaria. È normale che la planetaria imprime una forza maggiore, fa lei il lavoro e non lo facciamo noi. Se non avete la planetaria, se non avete un'impastatrice, andate tranquilli che vengono lo stesso. Ci vuole solo un po' più di olio di gomito. In planetaria mettiamo le farine con il lievito, il latte e l'acqua, tutto. E cominciamo a lavorare in prima velocità per un paio di minuti. Qua dentro, a proposito di roba stravagante, sto preparando un pane e una schiacciata al pistacchio, aromatizzata al pistacchio, e dentro non vi dico che ci sarà. Sarà uno dei prossimi video che caricherò sul canale. Come avete visto, non abbiamo introdotto né sale e né zucchero, perché tanto il sale quanto lo zucchero sono igroscopici e quindi se andassero in contatto con il nostro lievito ce lo andrebbero a disattivare. Facciamo lavorare la macchina in prima velocità per 2-3 minuti. Quando vediamo che ha chiamato tutta la farina e si sta cominciando a strutturare, entriamo col sale e lo zucchero, aumentiamo in seconda velocità o comunque diamo più energia alla macchina e facciamo lavorare per altri 7-8 minuti più o meno. Capiremo che è pronta quando? Quando tirando sul gancio tutto l'impasto, tutto il panetto, verrà su perfettamente attaccato al gancio e la nostra boule sarà perfettamente pulita. Dopo 2 minuti, vedete? Sale e zucchero. Aumentiamo la velocità. Dopo circa 7 minuti, questo è quello che vi volevo dire. Pasto, vasca pulita. Veloce giro di pieghe. Placchetta con carta forno e farina. Lo lasciamo a temperatura ambiente una mezz'oretta e prepariamo il panetto. Per il panetto avremo bisogno di 2 fogli di carta forno e di 1 metro. La tecnica con cui mi trovo bene io a incastonare il burro è quello di fare un panetto lungo di dimensioni di 40 cm per 20. Questo perché lavorando con un panetto già così grande e dovendo stenderlo fino ai 60 cm domattina, vi rendete conto che andiamo a lavorarlo relativamente poco. Questo che cosa implica? Implica che andremo a lavorare meno il burro, rischieremo meno di scaldarlo e diventeremo meno scemi se non abbiamo grandi manualità io nello stendere e nel laminarlo. Questo qui mi darà un rischio minore di andare a rovinare il burro. Metro alla mano, una linea di 40, una linea di 40 centimetri per 20 di altezza. Una volta tirata la riga andiamo a sfruttare il righello stesso per piegare anche il foglio, far sì di andare a disegnare praticamente anche quello sotto. Disponiamo il burro sulla carta forno e adesso andiamo a renderlo panetto. Il consiglio che vi posso dare, visto che il burro in questa preparazione è praticamente il 50% della lavorazione, è quello di investire, se avete la possibilità, magari qualche eurino in un burro di qualità per ottenere una preparazione ottimale. Facendo così lo andiamo a rendere plastico senza scaldare la temperatura. Quando arriviamo alla fine della carta forno stiamo attenti perché se no ci scappa fuori. E questo è il nostro panetto. Adesso cosa facciamo?
il nostro panetto, quindi il burro, lo possiamo mettere direttamente in frigo e domani mattina, mezz'ora prima di cominciare a lavorare, lo mettiamo a temperatura ambiente in modo che si acclimata. Mentre il nostro pastello, quindi la parte esterna, gli facciamo fare una mezz'oretta a temperatura ambiente, lo facciamo partire, poi lo mettiamo in frigo per circa 15 ore e domattina lavoreremo il tutto. Ci vediamo domattina. Signori, buongiorno. È passata la notte, il nostro panetto e il nostro pastello hanno riposato abbastanza. Ho tirato fuori 10 minuti fa il nostro panetto ad acclimatarsi a temperatura ambiente. Adesso, prima di cominciare a preparare tutto il resto, ci dedichiamo alla preparazione della crema, così avrà modo e tempo di raffreddarsi perfettamente in frigo e poi l'addizioneremo di gocce di cioccolato. La lista della spesa per la crema è: un baccello di vaniglia, 32 g di amido, 4 tuorli, 400 ml di latte, 50 g circa di zucchero e un centinaio di grammi di gocce di cioccolata. All'interno dello zucchero ho messo anche un paio di grammi di sale. Il latte in un pentolino lo portiamo a scaldare. In una terrina capiente lavoriamo i tuorli, aggiungiamo l'amido, aggiungiamo lo zucchero, priviamo della polpa il baccello e lo mettiamo all'interno dei tuorli. Il baccello lo mettiamo nel latte. Quando il latte sarà al primo fumo, lo stemperiamo sopra in 3 battute. E riportiamo tutto sul fuoco. Cuociamo finché non raggiungerà i 92 gradi, o comunque finché non arriverà al bollore. Via. Pellicola a contatto. E via in frigo, prendiamo il nostro impasto. Questo è il nostro composto. Ha riposato tutta la notte. Adesso, come vi ricordate, il nostro panetto di burro è 40x20. Noi da questo impasto qui dobbiamo ottenere un quadrato di 40x40, in modo che l'altezza sia tutta coperta e chiaramente la parte della larghezza avremo margine sufficiente per girare i due lati e andare a incastonare il burro. Prendiamo i due lati esterni e andiamo a coprire. Se abbiamo anche un centimetrino, possiamo anche andare a sigillare la parte finale. Adesso andiamo a stendere il nostro composto a una lunghezza di circa 60 cm. Se ci sono dei lembi di pasta morta senza burro o lembi imprecisi, li tiriamo via. Togliamo la farina in eccesso e andiamo a fare un giro di piega a 4. Pieghiamo un terzo circa, gli altri 2/3 lo facciamo combaciare, avendo così 1, 2, 3 e 4 strati. Pellicola e lo facciamo riposare in freezer per 20 minuti. Dopo 20 minuti andiamo a stendere nuovamente il nostro composto lungo questo lato con la bocca davanti, nuovamente fino a circa i 60 cm. Facciamo un giro di pieghe a 3, ovvero portiamo un terzo avanti e abbiamo 1, 2 e 3. Nuovo pellicola e via in freezer per altri 20 minuti. Passati i 20 minuti, stendo un attimo, lo allargo leggermente e lo vado a tagliare a metà. Una metà la andiamo a mettere in freezer e questa la allarghiamo un attimo. Ho ottenuto un rettangolo più largo che lungo, placchetta e via in frigo. Prendiamo il nostro panetto oramai freddo e andiamo a tagliare delle strisce quanto più sottili possibili, di circa 2 o 3 mm più o meno. Prendiamo il nostro primo quadrato, il nostro primo impasto che abbiamo steso a circa 40 cm per una 20 cm di altezza. E andiamo a disporre le strisce fatte poco fa. Una spolverata di farina. Andiamo a parare. Prendiamo la crema. Prendiamo il nostro composto e
andiamo a spargere la crema, tenendo chiaramente i due estremi finali puliti, perché adesso dobbiamo andare a rincalzarlo. Aiutandoci direttamente con la carta forno, tiriamo su da una parte e tiriamo su dall'altra. E lo riponiamo in freezer per mezz'ora. Lo andiamo chiaramente a parare e andiamo a fare incisioni a più o meno 3 dita. Le disponiamo su una placchetta, belli distanziati. Io faccio meglio 2 placchette. Fase quasi finale, li mettiamo a lievitare. Mi sono creato una camera di lievitazione molto rudimentale, fatta in casa, comprando tutta la roba su Amazon. E questo mi permette di avere un ambiente controllato, con una temperatura controllata, dove non avrà sbalzi di temperatura. Ascoltate bene, cosa fondamentale, se non importante, fondamentale. Adesso devono riposare 1 ora e mezza, 2. Devono crescere di 2/3 del loro volume. La temperatura a cui dovranno riposare è di massimo 27 gradi. Questo perché se andate oltre il burro si scioglie. Se si scioglie il burro lo perdete nella placca, non c'è crescita, non c'è uniformità e tutte quelle cose che ne convengono. Controllate, temperatura massimo 27 gradi. Setto semplicemente la mia camera a 24 gradi più o meno. Bicchiere d'acqua, lo riempio, lo scaldo in microonde, lo metto all'interno, questo creerà vapore e favorirà la crescita. Prima di cominciare a infornare, impostiamo il forno a una temperatura di più o meno 170 gradi circa. Dopo circa 2 ore, questo è il nostro risultato. Adesso ci servono 2 cose. La prima è questa. Non è nient'altro che una soluzione di tuorlo e latte o panna in parti 2-1, quindi una parte di tuorlo e 2 parti latte. E questo qui, che è uno sciroppo fatto con una parte di zucchero e una parte di acqua, mescolato e portato sul fuoco. Quello lo dovremo andare a mettere una volta che le avremo sfornate, e questo lo dobbiamo andare a mettere adesso. Dopo circa un paio di ore spennelliamo con la soluzione di tuorlo e latte. Andiamo a infornare in forno caldo a 180 gradi per più o meno 15-20 minuti. Le andiamo a spennellare con lo sciroppo e le facciamo raffreddare mezz'ora prima di mangiarle. È 2 giorni che lavoro per questo momento. Wow. Questo va letteralmente in cima. Mi dispiace, ma non c'è croissant, non c'è pane al cioccolato, non c'è, a gusto mio non c'è nulla che tenga. E adesso far merenda così a casa, con una giornata del genere e con questi profumi che sanno di Francia, è qualcosa di assurdo. Poi mi ricordo che sono a dieta e che questi hanno la metà di burro, però queste sono piccolette che noi non ci devono interessare. Il video è finito, il video è giunto al termine. Io spero che possa essere stato di vostro gradimento, che vi abbia interessato, intrattenuto, fatto prendere spunto, fatto venire fame, qualunque cosa. Scrivetemi qui sotto qual è la vostra classifica personale, i primi 3 che mettete sul podio delle petit pâtisserie francesi, degli sfogliati francesi. Magari se c'è qualcuno che non ho mai provato, è la volta buona che lo faccio. Vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale accendendo la campanella, lasciare un like e commentare scrivendomi il vostro podio delle petit pâtisserie francesi. Io mi finisco il caffè e ne mangio un altro. Ciao.